quando sono nato ho avuto l'impatto con la Piaggio. E mia madre mi ha sempre detto che l'ultimo allarme aereo o antiaereo che la Piaggio ha dato con la sua sirena, è rimasta una cosa storica, a Finale Ligure, il 22 aprile del 1945, e tutta la gente è sfollata via e in casa è rimasto, in casa mia è rimasto solo mio papà, mia madre, la levatrice e sono nato io. Non c'era famiglia a Finale che non avesse un dipendente Piaggio, era un'istituzione ed è stata per oltre 100 anni un'istituzione, era il 1 luglio 1971 ed ero stato inserito nell'UTC, Ufficio Tecnico Commerciale. Tutti i finalesi, con una famiglia o con un parente o tantomeno con un lavoro o un qualcosa, hanno avuto a che vedere con la Piaggio in maniera positiva. Quindi Finale deve tanto alla Piaggio, tanto quanto gliene devo io. Io ritengo a mente fredda che sia una perdita notevole per la Piaggio, per due motivi fondamentali. Primo, la Piaggio è sempre stata una ditta pulita, dal punto di vista ambientale non ha mai sporcato, come si suol dire. Quindi per Finale, che aveva grosse ambizioni ed ha attualmente grosse ambizioni turistiche, avere un polmone tecnico con gente che lavorava, che non dava nessun fastidio, con un'azienda, diciamo così, pulita, era un punto veramente importante. Con l'abbattimento dello stabilimento, perché sarà inevitabile, è la costruzione di un qualcosa che dovrebbe diventare, secondo il mio modesto giudizio, un mostro ecologico, un ammassamento di case che tra l'altro sono in una zona la più brutta di Finale, perché solo uno stabilimento poteva starci, perché è un posto che non è felice, lo possiamo dire tranquillamente. Non può dare certamente, a mio avviso, altra gloria al Finale, tantomeno può renderla più contenta. La Piaggio forse sarebbe rimasta, avrebbe mantenuto la sua occupazione e avrebbe fatto continuare la considerazione che Finale è stata un'isola felice. Tutte quelle piccole aziende personali, diciamo familiari, che erano l'indotto puro della Piaggio, sono andate a essere chiuse o a chiudere. Oggigiorno Finale dovrà basarsi esclusivamente sul turismo. Purtroppo intorno al turismo si ci carica sopra troppe cose. Non può risolvere tutto questa industria che, ripeto, è stupenda e che è veramente oramai l'unica che è rimasta nella nostra zona. E purtroppo il terziario, quello grosso, vedi ospedali o vedi poste o vedi banche, anche loro hanno avuto un ristringimento della loro importanza nel finalese, perché non essendoci più un commercio attivo col polo, col faro della Piaggio, tanti artigiani hanno chiuso e il commercio viene a scemare. Io ho già una certa età, però la speranza, i giovani che dovrebbero impegnarsi e si impegneranno, dovranno puntare tutto su questa nuova azienda che è quella turistica. Non gli si può fare altro che tanti auguri, perché hanno perso un'occasione stupenda, quella di vivere in un'azienda pulita, bella, interessante, che dava soddisfazione a me personalmente tantissima, e quando si andava al lavoro al mattino diceva vado a lavorare alla Piaggio, era già un biglietto data visita. Essere della Piaggio, a mio avviso, era stata ed è ancora una grossa cosa, perché la Piaggio esiste ancora, anche se distante. I miei auguri sono che un qualcosa possa, chissà, un miracolo forse, possa far tornare indietro l'idea di una Piaggio distante da Finale.